nel cielo Ishtar è Venere, l'astro più brillante della sera e del mattino. Ma tra le stelle fisse è la dea dell'arco, nella costellazione del cane, vicina al suo amante Dumuzi, vero pastore del cielo in Orione, e a Ninurta, grande eroe, sorgente degli uragani, che è Sirio, la freccia. E altro ancora era Ishtar, dove si vedono due fasci paralleli di cane ricurvi in cima o rosette o stelle a otto punte. Quello è Ishtar. A volte con gonne a balze, lunghe fino a terra, a volte totalmente nuda, con ali, regge i seni fiorenti, poggia i piedi su un leone, sulla testa una corona con due corna. Era sempre Ishtar. Sostituto del dio, il re si congiungeva con Ishtar in una stanza con un letto dalle coperte di lino e una tavola d'oro. Il re era prescelto per dare voluttà alla dea. A testa alta, si avvicinava alle gambe di Ishtar, lei stendeva le sue gambe pure sul giaciglio, e su quel giaciglio egli procurava alla carne di lei la voluttà. Era lo sposo amato. Fu un'impresa di Ea, decisiva e delicata, andare a trovare gli Anunnaki e a spartire fra loro i me, le potenze, mostrando come e fino a che punto dovevano usarle. Approvarono tutti, ebbri di potere. Soltanto nel caso di Ishtar, l'attribuzione delle potenze fu tempestosa. Ma così avvenne perché Ishtar era l'unica ubiqua. Altri dei sovrintendevano a singole regioni. Ishtar era imperiale. Si estendeva in ogni cunicolo, permeava ogni superficie. La chiamavano ragazza che ride in cuore felice, ma era anche l'istigatrice della mischia e del massacro. Nessuno poteva essere sicuro di ciò che Ishtar sarebbe stata un momento dopo. Le sue turbolenze dissestavano qualsiasi equilibrio. Quando Ea distribuì i me fra gli Anunnaki, Ishtar si sentì trascurata. Si accorse che non le era stata attribuita alcuna funzione. Era sovrana, ma non presidieva nulla di preciso. Ora la costringevano a riconoscere che rigorosamente suo era soltanto il piacere sessuale. E quel piacere non aveva una funzione, anche se nessuno era pronto a rinunciarvi. Gli dei si spartivano territori e amministrazioni. Lei soltanto era ovunque e in nessun luogo. Più che gli altri dei somigliava al divino, che avvolge tutto e non si lascia isolare. Ea evitava ogni volta le dispute. Sapeva che nulla si appiana argomentando, ma Ishtar infuriava, travolgendo tutto ciò che incontrava. Allora Ea ricorse ad un artificio che ben conosceva. Compose un doppio di Ishtar. Con lei la dea avrebbe dovuto misurarsi e scontrarsi. Dalle acque occulte dell'Apsu sorse una figura possente, una guerriera. Apparve in piedi, intrattabile. Ea la chiamò Saltu, che significa lite. Se Ishtar voleva la guerra interna tra gli dei, prima avrebbe dovuto battersi con Saltu, che le somigliava più di ogni altro essere, e così avvenne. Fu un'occasione in cui si rivelò tutta la sapienza di Ea. Non si sa come sia finito lo scontro tra Ishtar e il suo doppio, non troppo diverso da un duello con uno specchio, ma bastò per provocare crepe e tremori ovunque. So che a un certo punto tornò il silenzio. Ishtar non era ancora appagata e covava un piano. Avvolta nel mantello che è solo degli dei, salì sulla sua barca celeste e decise di scendere nell'Apsu, in visita a Ea. Molti la videro nell'ultimo tratto del viaggio fra Kulaba, sua residenza di Uruk, e Eridu, dove si accede all'Apsu. Disse che voleva parlare da sola a solo con Ea. «Ecco l'argente a Ishtar, mia figlia». Sono parole che molti fra i guardiani udirono da Ea. Poco prima che si chiudessero in una sala del palazzo sotterraneo, qualcuno dei dignitari riuscì a spiare il loro passaggio. Una visione abbagliante, raccontarono. Le acque sterminate dell'Apsu vennero sfiorate da immerse ali luminose che aprivano la via per la dea. Di ciò che seguì nessuno fu testimone, se non per pochi istanti i servi che offrivano cibi e bevande, certamente squisiti. Sussurravano che Ea appariva ebro. Lo sentirono dire più volte «figlia mia», «figlia mia», e spesso alzavano coppe di bronzo.
Di Ishtar non osavano neppure descriverne il folgore. Non dubito di quello che dicevano. Nessuno più di Ea sa che cos'è l'ebbrezza. Da lui è stata introdotta fra gli dèi. Posso dirlo perché l'ha rivelata anche a me. È stato il suo dono segreto. Soltanto grazie a quel dono sono riuscito a rimanere qui, solitario, fra le palme. Di che cosa parlarono padre e figlia quel giorno e quella notte? O quei giorni e quelle notti? Non c'è chi possa dirlo. Sicuro è soltanto che Ishtar si congedò carica di doni. Erano 105 poteri. Uno a uno, con occhio severo, li fece depositare sulla barca celeste. Ma come distinguerli? Non devi pensare che i poteri si presentassero come avviene oggi, invisibili. Al contrario, spesso erano oggetti, si potevano toccare. Talismani li chiamarono un giorno. Ma quali erano quei poteri e perché tanto numerosi? Te ne elenco alcuni fra i primi. Il potere di scendere agli inferi e risalirne. E l'uso degli organi sessuali. Era specifico, la sapienza nel trattare il fallo. Ishtar rispondeva accetto, ma era solo l'inizio. Molti altri seguirono. L'arte di lavorare il legno, l'arte dello scriba, l'attenzione, l'accensione dei fuochi, la procreazione, il giudizio, il tradimento, l'inganno, l'abito nero, l'abito variegato, lo stendardo, la faretra, il bacio, l'ipocrisia, la taverna, il canto, la perfidia, il saccheggio, il lamento, la prosperità, l'architettura, l'oblazione, la reverenza e la menzogna, la vittoria e il trucco. E questa è solo una parte di quei 105 poteri. Quando furono tutti caricati sulla barca celeste, Ea si risvegliò dal torpore in cui era caduto e mostrò disappunto. Non aveva forse concesso troppo a sua figlia. Mandò subito i suoi emissari per recuperare almeno alcuni di quei poteri. Fu un negoziato vano. Ishtar non volle neppure intervenire. Lasciò che a trattare fosse Nisturbur, che l'assisteva sempre. E gli emissari di Ea dovettero tornare a mani vuote. Che cosa ottenne Ishtar da Ea? Quelli che chiamo poteri allora si chiamavano me, una parola che poi si è offuscata. I me sono potenze, sono leggi, regole, sono un destino. Quando Ishtar, che si chiamava ancora Inanna, scese agli inferi, era ornata da 7 me. Fra questi una corona, gemme e un mantello. Come si può tenere in mano una legge o una potenza? Anche quando una cerimonia era stata eseguita senza difetti, si diceva che i me erano compiuti. A quel tempo era chiaro a tutti che cosa questo volesse dire. Ora è tardi per spiegarlo, ma così era. Finalmente la barca celeste giunse a Uruk, entrò dalla porta Nigulla e fu acclamata da una folla che non riusciva a credere a ciò che vedeva. Come potevano tanti poteri invadere tutti insieme la città e costellare da allora in poi la vita sulla terra? I me, che Ishtar riuscì a farsi cedere da Ea, non erano soltanto emblemi regali e sacerdotali, che stavano in testa alla lista, ma seguiti da altri me come l'arte di annodare e sciogliere la crocchia, di saccheggiare le città, e anche dell'accendere dispute o di travestirsi. Che cosa li teneva insieme? La lista dei me nominava ciò che nel mondo della luce, laddove Ishtar stava per risalire, non poteva e non doveva mancare. Era il tessuto perenne dell'apparenza, e già all'inizio includeva la capacità di entrare in contatto con la morte senza soccombere. Il me subito precedente era la verità. I me erano anche norme, leggi, regole. Ma prima di tutto erano manifestazioni che dovevano appartenere al corso della vita. Se anche una mancava, magari frivola o feroce, l'ordine si rivelava insufficiente, e di fatto era sempre insufficiente. Eppure, fino a un certo punto continuava ad essere l'ordine, finché qualcosa non si spezzava e tutto si dissestava. Allora occorreva che, con sapienti accorgimenti, tutto tornasse al suo posto. Era questa l'arte principale degli dèi, e nessuno come Ea la conosceva. I me non erano soltanto i 105 che Ishtar sottrasse a Ea, erano molto più numerosi. Possedere i me equivaleva a dominare tutte le figurazioni, anche minime, della vita. E Inanna diceva di essere sovrana sui me, senza barriere. Nessuno lo proclamò con eloquenza avvicinabile a quella di Ededuan, figlia del re Sargon e sacerdotessa di Inanna, dio della luna, Aur. Parole che furono dette in tempi tumultuosi.
Una rivolta stava scossando il regno, guidata da Lungalanne, che si riteneva sorretto dal favore di Inanna. Più che al dio della luna, Edwy-Anna era devoto a Ishtar e si appellò alla dea per opporsi alla sopraffazione incombente. Ma di quali armi disponeva? Soltanto delle parole con cui evocare Ishtar. Dovevano essere precise e fulminanti se la dea doveva rispondere. Luce radiosa dei mei innumerevoli. Erano le prime parole dell'invocazione e si sono incise nella mia mente come Edwy-Anna le incise sull'argilla. A volte le ripeto. I me sono stretti al tuo petto. Sei un drago che sparge veleno in terra nemica, sovrana che cavalca le belve. Emani lo splendore terrifico. Per opera tua si è aperta la porta delle lacrime. Il tuo dente sbriciola il granito. Davanti a te gli Anunnaki, come pipistrelli svolazzanti, si sono rifugiati in mucchi di rovine. I ribelli non hanno retto al tuo sguardo letale. Chi mai potrà placare il tuo cuore? Sei più alta del cielo. Chi mai potrebbe spodestarti? Devono sapere che tu sfracelli le teste, mia sovrana, colma di bellezza. Tu sei la gloria. Ishtar dovette gradire queste parole. Forse nessuno prima aveva scritto parole simili, eppure Edwy-Anna venne cacciato dal tempio e fuggì come una rondine. La guerra infuriava e Lungalanne continuava a sentirsi protetto dal dio della luna. Ma non fu sufficiente. Nulla è sufficiente contro Ishtar. Ishtar non soltanto possedeva me, ma li eseguiva. La sua parola diventava atto con facilità. Anche per questo Ishtar era così attraente e così terrorizzante. Se operava, poteva scatenare tutto ciò che era estremo. Per chi la sfiorava, tutto cominciava a vibrare. Poteva cadere di fronte al nemico o anche nel contatto tra due corpi. Senza Ishtar, nessun momento raggiungeva la durezza e il folgore del metallo. Sindbad aveva a questo punto una domanda. Quando tornavo da uno dei miei 7 viaggi e lo raccontavo, c'era sempre qualcuno che annuiva, scuoteva levemente il capo e diceva: «Non si sfugge al destino». Ma all'inizio della mia piacevole incoscienza non capivo. Poi a un certo punto mi convinsi di aver capito. E ora, poiché sono giunto senza averlo cercato nel luogo da cui Ea, il tuo dio protettore, è partito anche lui un giorno con un battello per andare a fissare i destini di molti luoghi, mi chiedo che cosa esattamente avevo capito. Mi chiedo se quei luoghi, prima del passaggio di Ea, erano senza destino. Utnapishtim rispose subito: «Sì, tutto questo è accaduto. Il battello di Ea si chiamava Stambecco dell'Apsu e dalle acque dell'Apsu ha origine ogni potere, anche quello sui destini. Ea usava dire che era il sovrano dei destini. Ricordo Ninargisig, il comandante dello Stambecco, quando sollevò la sua bacchetta d'oro e i remi dei marinai smossero le acque della Santa Laguna simultanei. Fu un glorioso momento. Le storie che racconto in parte sono accadute mentre ero già qui a Dilmun. In parte le ho sentite raccontare prima ancora che Ea mi salvasse sul battello cubico, insieme agli animali. E a volte sono storie a cui io stesso ho partecipato. Ero un figurante. Ma con il passare del tempo queste distinzioni si attenuano, tendono a dissolversi. Le storie si concatenano fra loro come se già sapessero in quali punti disporsi. E io passo dall'una all'altra come un unico luccicante nastro. Alla fine sono semplicemente storie, e alle storie non si chiedono i documenti. Dopo aver vissuto qui a Dilmun per qualche migliaio di anni, posso dire che le prime storie da sapere sono quelle di Ea e di Ishtar. Nei tempi antichi si chiamavano Enki e Inanna, e io talvolta li chiamo ancora così. Le altre storie sono meno intricate e non vanno altrettanto lontano. Mentre con loro non sono mai sicuro di aver capito fino in fondo. Eppure Ea è il mio protettore e chiamava Ishtar sua figlia. A nessun altro sono stato così vicino. Quanto agli Anunnaki, oggi non saprei dire con certezza dove sono. È scesa una cortina di nebbia. Ea mi aveva reso somigliante a loro. Ora sono piuttosto loro a somigliare a me. Nessuno li visita, come nessuno visita me dopo Gilgamesh. Finché non sei arrivato tu, Sindab. Sindab era curioso di Dilmun. Spariva per lunghe esplorazioni e tornava col buio. Non chiedeva nulla.
Una volta riapparve soltanto alla fine della notte con un'espressione stravolta. Utnapishtim era sveglio. Mesindab si sedette davanti a lui e tacque a lungo. Poi disse: «Secondo molti, in vita mia non avevo fatto quasi altro che viaggiare. Alcuni mi chiamavano soltanto il marinaio. E certamente ho visto non poche meraviglie e mostruosità. Ma oggi ho visto qualcosa che non so neppure nominare. Mi ero spinto più lontano del solito e intorno a me tutto era piacevolmente monotono. A un tratto mi sono reso conto che stavo sul bordo di qualcosa di diverso. C'era ancora luce, una luce traslucida. Davanti a me si apriva, su ogni lato, una distesa gremita da centinaia di protuberanze coniche, di sabbia e terriccio, tutte della stessa grandezza e dello stesso colore, tutte alla stessa distanza una dall'altra. Erano centinaia, anzi migliaia, perché sembravano continuare di là dall'orizzonte. Non era il deserto, ma non sembrava neppure un luogo visitato dagli uomini. C'era un ordine, ma quale ordine? Era come vedere il succedersi dei numeri diventati visibili. Avevo la sensazione di vedere il tempo. Non mi era mai accaduto niente di simile. Prima ho sentito terrore, poi una lieve, insensata euforia, e poi di nuovo terrore. Non riuscivo a muovermi. Quando è calata la notte ho fatto qualche passo e ho perso subito l'orientamento. A un certo punto dell'oscurità mi sono trovato davanti ad uno sbarramento ancora più scuro. Erano palme da datteri fitte. Ho ricominciato a respirare e con fatica sono anche riuscito a tornare alla nostra tenda. Utnapishtim aveva ascoltato come se conoscesse ogni parola di ciò che Sindab stava per raccontare. E alla fine disse: «Ora sai che cosa è Dilmun». Per lungo tempo i soli che mi facevano visita erano i sette Apkallu, le carpe sante. Uscivano insieme dall'acqua come un corpo di ballo, rivestiti di squame luccicante tra il grigio e il violetto. Le teste di uomini sapienti. Parlare con loro era come osservare la terra dell'orsa maggiore. Poi a un tratto tornavano a immergersi. E finalmente è venuto il vento della valle dell'Indo, quel vento che è scritto nel tuo nome, Sinbad. Sei venuto dal mare, non dalla laguna. Sei incrostato di acque salmastra. Io vivo nel punto dove sgorgano le acque dolci del profondo e si uniscono alla confluenza dei fiumi. Parliamo due lingue di ceppo diverso, ma entrambi veneriamo ciò che è liquido. Tu hai viaggiato per giungere qui senza saperlo. Io ti ho sempre aspettato. Agognavo di sentire questo altro vento che viene da luoghi dove si ignorano gli Anunnaki e si celebrano altri dei che gli Anunnaki ignorano. Mi attirava questa confusione, questa mescolanza dei nomi e delle lingue che è sempre sul punto di accadere e non finisce mai di compiersi. Un giorno gli Anunnaki si ritirarono. Tuttora non so dove. Avevano residenze astrali e il loro nome significa figli del cielo. Quanto a me, forse mi trascurarono o vollero che rimanessi dove già ero. Dopotutto, fin dall'inizio sono stato un sopravvissuto. Ciò che meglio conosco è ciò che meno si lascia conoscere, il mio Dio protettore, Ea. Tutto il resto non pretendo di essere esperto. Di Ea occorre dire subito che il suo regno non si vede. È uno strato sotterraneo di acque dolci, illuminato, Lapsu. Sotto quello strato si trova una scala che conduce al regno di Ereshkigal. Lì sono i morti. Fin dall'inizio la residenza di Ea è stata distante e divisa da quella degli altri dei. Le acque sgorgano in due flutti della sue spalle. Il ministro Omsu ha due volti e somiglia molto al suo sovrano. Usa lo stesso copricapo con quattro coppe di corna parallele. Ma le acque non finiscono dalle sue spalle. Un tempo tutti conoscevano queste storie, le variavano, sovrapponevano, combinavano e isolavano, e le incidevano sulle tavolette di argilla. Poi le tavolette finirono sepolte sotto la sabbia e i detriti. Erano migliaia e migliaia. Alla fine rimasi io solo a conoscere quelle storie, ma non avevo nessuno a cui raccontarle finché non sei apparso. Da quel momento non posso impedirmi di raccontarle di nuovo. Anche quando dormi. Nulla di ciò che racconto è inventato, tutto è accaduto, o almeno è stato inciso su tavolette d'argilla. A questo punto Sindab intervenne. Nei porti dove mi sono trovato a passare non si raccontavano storie di dei, non ne sentivano il bisogno.
Si raccontavano storie di mercanti e guerrieri, di prostitute e principesse, di contadini e funzionari, di letterati e sapienti, oltre che di re e regine. Ma ogni tanto capitavano storie che non somigliavano a nessuna di queste e si fissavano nella mente, tornavano nella notte. Una di quelle storie mi tormenta da anni. Posso solo dire che l'ho incontrata in un luogo molto lontano, ai tropici, e non mi ha mai abbandonato. Era un uomo come tanti. Da poco si era sposato e viveva con i parenti della moglie. Lo guardavano ancora con sospetto. Una notte, la pioggia cominciò a tambureggiare sulle foglie. La capanna sembrava sollevarsi verso il cielo, sostenuta da quel suono delizioso. L'uomo guardò la sua bella moglie, che finora soltanto rare volte aveva toccato, e disse: «Potremo dormire sotto la pioggia». Erano parole amorose, le sue prime sarebbero state le ultime. La donna lo guardò torva, senza rispondere. L'uomo si volse di nuovo verso la foresta e disse, credendo di essere solo: «Mi piacerebbe imparare la canzone della pioggia». Ma già lo spiavano i cognati. Dall'oscurità della capanna, insieme alle sorelle, seguivano i movimenti dell'uomo che ascoltava la pioggia torrenziale. La donna aveva riferito a voce bassa: «Lui vuole dormire sotto la pioggia», e aggiunse: «Lui scherza». Era seguito un silenzio pesante. Poi uno dei cognati aveva detto con una luce cattiva negli occhi: «Bene, se vuole imparare la canzone è meglio che lo faccia subito». All'alba l'uomo era esausto dal piacere che gli dava la pioggia. Sua moglie e i cognati gli balzarono addosso inutilmente brutali. Lo trascinarono fuori e lo legarono a un palo di una vecchia casa abbandonata. La pioggia continuava senza remissione. Per tutto il giorno e tutta la notte l'uomo fu battuto dalle gocce. Credeva che il suo corpo fosse ormai bucherellato dall'acqua e delirava. Ma tanto la sua mente disegnava in ogni dettaglio il piano di ciò che avrebbe fatto se fosse sopravvissuto. La pioggia, che era stata il suo più alto piacere, continuava a torturarlo senza scampo. Del suo corpo avvertiva ormai soltanto qualche lembo di pelle, punto delle zanzare. Quando tornò la luce, la moglie e i cognati riapparvero e lo slegarono. L'uomo era quasi morto. Non disse una parola. Non parlarono mai più di quell'episodio e a poco l'uomo riprese le sue forze. Ora poteva tornare a cacciare. Disse alla moglie: «Accompagnami alla caccia. È tanto tempo che non mangiamo carne». Poi si mise a rintrecciare un grande cesso di vimini per trasportarci la selvaggina. Chiese alla moglie di accoccolarsi per terra e prese sul suo corpo la misura del cesto. «Deve essere grande questa volta», disse, «come tra sé». Quando ebbe finito, chiese alla moglie di entrare nel cesto per controllare se la misura era giusta. La moglie vi entrava come in una guaina. Allora l'uomo la legò alle mani e ai piedi e la moglie udì queste parole: «Quando dissi che volevo dormire sotto la pioggia, intendevo dire che volevo il tuo corpo. Ora ti affumicherò, ti farò a pezzi e darò da mangiare questa carne saporita ai tuoi genitori e ai tuoi fratelli. Non gridare, come io non ho gridato sotto la pioggia». L'uomo fece cuocere la moglie a fuoco lento. Poi la tagliò a pezzi come usava fare con gli animali. Mescolò alla carne della moglie pezzi di pecari e altri animali che aveva cacciato. In fondo al cesto lasciò i piedi della moglie insieme ai suoi braccialetti, collane e orecchini. In cima il fegato. Da tempo i parenti della donna non mangiavano carne. Trovarono deliziosi quei pezzi ammucchiati nel cesto. Mani avide lo svuotarono e alla fine, sul fondo del cesto, trovarono i piedi della donna, i suoi anelli e braccialetti, e la madre disse: «Ho mangiato mia figlia. Prendete i coltelli e uccidete il suo marito». Ma l'uomo era ormai scomparso. Mentre i parenti mangiavano, aveva detto: «Vado a cercare mia moglie. Forse il cesto che deve portare è troppo pesante per lei». L'inseguimento durò anni. L'uomo fuggiva nella foresta e i cognati trovavano le tracce dei suoi accampamenti. All'inizio erano fredde e smosse dal vento. Poi si avvicinarono sempre di più. Ora trovavano ceneri tiepide. Intravidero un giorno l'uomo mentre stava salendo su una canoa per fuggire ancora. Aveva un piede già nella barca e una gamba sospesa nell'aria quando l'ascia di uno dei cognati lo troncò di netto. L'uomo cadde nella canoa che si allontanò alla deriva. Quasi dissanguato pensava: «In che cosa posso trasformarmi ora? Se sarò un pesce mi pescheranno.
Se sarò un animale, mi cacceranno e mi mangeranno. Riverso sul fondo della canoa, alzò gli occhi verso il cielo. Lassù. Andrò lassù, si disse. Lassù non mi raggiungeranno mai. Così l'uomo scese alla costellazione di Orione e finalmente ebbe un nome. Il cacciatore senza una gamba.